Cartelli stradali adeguati alle esigenze anche di persone con differenti modalità di apprendimento, ma anche rivolti alle persone anziane, ai bambini piccoli, alle persone con disabilità di tipo intellettivo e relazionale e agli stranieri che non conoscono la lingua italiana. Una nuova tipologia di segnaletica comunale che fa parte del progetto Cambia Chiesina e che è stata inaugurata sabato 1 aprile con una bella cerimonia alla quale hanno anche partecipato le studentesse e gli studenti del comprensivo, portando anche dei lavori realizzati in classe. La comunicazione alternativa aumentativa per noi è molto più aumentativa che alternativa. Ecco, noi vogliamo prendere il buono, non vogliamo alternare, però vogliamo dare un qualcosa di più. E quando lo fa una comunità intera, perché penso che poi alla fine Chiesina godrà di questo progetto, perché anche se una famiglia venendo da fuori trova un motivo per venire attraverso questo progetto, per noi è un grande risultato. L'inaugurazione della nuova segnaletica è avvenuta alla vigilia della giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo. Che aiuto può dare questo tipo di cartellonistica, questo tipo di iniziativa? I nostri ragazzi, ad esempio, hanno un apprendimento completamente diverso dagli altri. Loro sono molto visivi, hanno bisogno del visivo e quindi la comunicazione aumentativa alternativa serve a questo e quindi sicuramente gli renderà più semplice muoversi nelle realtà cittadine in cui vivono e in cui vogliono essere inclusi. Diversità, equità e inclusione è una delle nuove mission del Rotary e quando il sindaco ci ha parlato di questo progetto, siamo stati ben lieti di partecipare, anche per ricordare un nostro socio che è stato governatore del distretto 2071 e che ci ha lasciato, Massimiliano Tacchi. Il territorio della Val di Nevole può essere un po' un territorio che dà l'esempio, no? Quindi i progetti inclusivi sono sicuramente da portare avanti. Mi sembra che il comune di Chiesina Ozianese possa fare da capofila sicuramente nella Val di Nevole. Quindi oggi da Chiesina parte un grande messaggio e mi auguro che questo progetto davvero venga replicato e venga magari tradotto in scala sovracomunale, magari provinciale, proprio per connotare ancora di più questa sostenibilità della nostra terra che guarda la solidarietà come una cifra distintiva del proprio territorio.